Lo stesso giorno, l'11 maggio, in cui da Cape Canaveral lo shuttle Atlantis si inerpicava nell'infinito, nell'auditorium del California Institute of Technology, il famoso Caltech che alleva il personale della NASA, risuonavano le suggestive note del pezzo commissionato ad un giovane musicista italiano, Leonardo Di Lorenzo, 32 anni, romano, trapiantato a Londra. Sogno di un astronauta, il titolo. Sembra di vederlo, di toccarlo, lo spazio. Non è che capiti tutti i giorni essere contattato da gente del genere con una richiesta del genere, ma lei come si è sentito? Pensavo fosse uno scherzo. Invece poi la cosa si è rivelata vera, perché queste persone che mi hanno contattato avevano notato che la mia musica era il tipo di musica che cercavano per un concerto che loro dovevano fare a fine anno, a maggio, e soprattutto per l'uso che io facevo di certi strumenti, e per cui mi hanno chiesto di scrivere su questo brano. Certo. Una bella soddisfazione per Leonardo, in testa la fissa di diventare il nuovo Ennio Morricone. Lei si ritiene fortunato per aver vissuto questa esperienza? Molto, molto fortunato, anche perché io ho molta, sono una persona che ha molta fede, credo molto in un piano più grande, per cui questa cosa è arrivata dal cielo, in tanti sensi, credo. Strano.